Bentornati, ci siamo, è l'ultimo video dove voglio parlare delle serie che ho letto fino adesso, ne sto leggendo altre però poi verranno. Si tratta della serie su Erica Foster di Robert Brinza. È stata la prima volta per me con quest'autore, so che la serie sono 4 libri, so che c'è un quinto libro che però non riguarda questa protagonista, ma comunque ho intenzione di recuperarlo prima o poi. I libri li avevo acquistati su Amazon, tutti insieme direttamente. Mi dispiace un po' che l'ultimo è in edizione diversa dagli altri, ma perché mi pare che l'ultimo è quello uscito da meno tempo, da poco. Allora, una carrellata veloce veloce. Sicuramente mi sono piaciuti tanto. Mi piace come scrive l'autore, la scrittura è molto fluida, i capitoli anche sono relativamente corti, questo secondo me aiuta a rendere un po' più veloce la lettura e adrenalinica, diciamo. Il personaggio di Erica Foster, della detective, secondo me è creato molto bene, a me piace. Questa è un po' un cliché, ma questa donna in carriera, dura, che ha solo il lavoro, vive dei sensi di colpa, di un avvenimento. Praticamente nel primo libro lei rientra a lavoro dopo un po' di tempo, dopo questo avvenimento traumatico, durante un'operazione. La sua squadra praticamente viene attaccata e in quello stesso momento lei perde il marito, che era un suo collega anche. Quindi lei vive di questi sensi di colpa che l'hanno indurita e resa una donna di ghiaccio. E da qui potremmo legarci al titolo del primo libro, ovvero La donna di ghiaccio, che potrebbe essere interpretato sia per una caratteristica della vittima che riferita alla detective. Adesso ho questo dubbio, a cosa si riferirà? Allora, sono appunto 4 libri. Il primo è, dicevo, La donna di ghiaccio, e praticamente viene ritrovato il cadavere di una ragazza in un lago ghiacciato. Questa ragazza fa parte di una famiglia benestante, conosciuta, e quindi durante le indagini la detective si ritrova anche spesso contro dei muri dove probabilmente la famiglia vuole nascondere qualcosina, insomma. Quindi questa è La donna di ghiaccio, io l'ho pagato 3,70 € su Amazon, prezzo di copertina 3,90 €, edizione Newton Compton. Poi il secondo è La vittima perfetta, idem come sopra Newton Compton, pagato 3,70 € su Amazon, prezzo di copertina 3,90 €. In questa indagine invece Erica, mi pare sia quella dei single, sì, si ritrova a dover indagare su un serial killer che prende di mira per lo più uomini single. È bello anche questo, è molto bello, soprattutto il finale, che è un po', insomma, a me è piaciuto anche questo molto. Il terzo è La ragazza nell'acqua, anche questo Newton Compton Editori, costo di copertina 3,90, io ho pagato 3,70 su Amazon, vi lascio poi il link qua sotto. E in questa indagine invece praticamente lei si ritrova, ha cambiato squadra, diciamo, aveva chiesto al termine di questo libro, lei chiede il trasferimento in un'altra centrale, e in questo lei si ritrova, cioè la ritroviamo a lavorare per una squadra non più, mi pare, degli omicidi ma o dei crimini violenti, ma una squadra che si occupa per lo più di droga, quel genere lì. Quindi lei, nel mentre sta concludendo l'indagine su uno spacciatore di droga, trova, stanno sondando, diciamo, un lago, una cava, non mi ricordo più, per concludere, chiudere l'indagine, e trova invece anche il cadavere che si rivela essere quello di una bambina. In poco tempo vengono a sapere, non sto spoilerando nulla, è scritto, fa parte della
di quello che troviamo qua, in poco tempo risalgono all'identità della bambina, che era una bambina scomparsa tipo 20, 30, 26 anni prima. Per questo motivo lei ormai si è un po' fissata, avendo trovato lei il cadavere, si è presa un po' a cuore la storia e cerca di riuscire ad entrare a far parte del caso. Quarto e ultimo della serie, ultimo respiro. Qui, aspetta, no. Ah, qui cerca di nuovo, appunto, riesce, Erika riesce a rientrare nella sua vecchia unità, se non ricordo male, non mi ricordo. No, forse no, ci riesce, ma durante, insomma, lei si ritrova di nuovo su una scena del crimine perché forse è la più vicina e si trova poi quindi ad indagare su un serial killer che prende di mira delle donne, o meglio, lei, una volta scoperto questa prima vittima, ha questa intuizione e ricorda di aver sentito di una vittima con un modus operandi simile di mesi prima. Quindi lei unisce le due cose e si impunta nel voler far seguire questa pista, dicendo proprio: guardate che è la stessa cosa, all'inizio non viene creduta, bla bla bla, insomma si scontra, soliti, il carattere duro, viene cazziata, su e giù, tric e trac. Alla fine ovviamente ce la fa. Quindi questo è il quarto. Io spero onestamente che quest'autore scriva, appunto ne ha scritto un altro che è uscito da poco, I Cinque Cadaveri, ma spero anche che prosegua magari negli anni a sparare fuori ogni tanto un romanzo con Erika Foster come protagonista, perché mi è piaciuto davvero tanto, mi sono un po' affezionata al personaggio. Ah, non vi ho detto, questo è... Aspettate, mi sono un po' persa. Il costo non me lo ricordo. Perché è stampato da Amazon? Anche questo l'ho comprato su Amazon, scusate. Nomi personaggi, bla bla bla. Questo non me lo ricordo, ragazzi. Chiedo scusa, poi lo metto comunque sotto il link qua sotto. Robert Brinza, bla bla bla, insomma, sono bella e va bene, ok, niente, mi è piaciuto anche questo. Io con ciò vi saluto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia. Consiglio vivamente questa lettura e consiglio anche di leggerli nell'ordine di uscita, perché appunto per seguire le vicende dei personaggi in ordine cronologico. Basta, vi saluto. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!